Ascolta, Iuse Giorgio Fano. Giorgio Fano. Classe? 1901. Ed è data? 16 ottobre 1901. Ecco, e ora mi ha detto che quasi venivo nel 1930. 31. Sì, ma gli ha scritto la... Buona data precisa. Va bene, importa. Contratto, e cosa che ho fatto dopo? Che ho cambiato trasformazione anziché birra, e ha fatto edifici... Edifici, abitazione. Abitazione. E qui a zona A, da Drio che c'è i magazzini, tanto in terrazza, si vede. Ecco, sui magazzini cosa che ho messo? Cioè la conceria dove l'avevo messa ora? Là dentro era. Ho capito. Ma come funzionava questa conceria? Era la prima concia di conservazione delle pelli. La vostra? La nostra, di conservazione. E la lavorazione di grassi per l'esplosivo. Anche? Sì. Facevi? E ora se mandava i grassi, se faceva la lavorazione di grassi animali, e dopo si mandava a Miralanza, che estraeva la nitroglicerina. E si estrae dal grasso animale? Dal grasso animale, tanto vero che già era requisito. Chi? Dai veterinari, gli veniva in sacchi sigillati. Sto grasso? Sto grasso. Era un residuo della lavorazione? Delle bestie. A Valtri derivava pelli gregge allora? Pelli gregge e grassi animali, tutto il grasso. Qui ho attaccato la pelle? No, qui nell'interno. Ho capito. Dell'intestino. E derivava su dei sacchi ora su. Sacchi sigillati dai veterinari. Quando chi andava a visitare. Quando chi andava a visitare la bestia, gli faceva sgrassarla completamente. In macello. In macelli, in vari macelli, e poi metteva in sacchi, sigillava, qua che era guardia giurata, che apriva i sacchi e andava nelle caldaie con acidi. Si fondeva questi grassi e dopo nei fusti si mandava appunto come ho detto nella Miralanza e estraeva la nitroglicerina. Sempre sotto controllo, dicevo? Sempre sotto controllo della guardia giurata. Guardia di finanza ieri oppure no? No, messa dalla commissione, ma non mi ricordo. Ministero di difesa forse, non so. Ma sarà sta. Vabbè, e il procedimento, cioè su sti tini, che tipo di acidi veniva messo per sgrassare? Acido solforico, adesso non mi ricordo. Acido solforico tanto, insomma? Sì, acido solforico. Gli tini in materiale, che materiale erano i tini? In acciaio, in ferro, in cosa erano? In caldaie di rame. Di rame, caldaie, e sotto facevi fuoco? Era fuoco, fuoco, sì. Con cosa facevi fuoco? Legna carbone. Legna carbone, che vi portava... Quei barche qua? Ne portava qui camion. Qui camion? Sì. Non vi servivi del no, Cile? No, 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 del Cile no. Come mai? Non arrivava barconi, insomma. Non arrivava più non, barconi? Non arrivava più. E se fermavi Pindrio allora i barconi? Sì, da Bogoncelli mi pare che sia. Del mulino Bogoncelli. Che è quello che si vede là, che è Purina adesso, che la posizione... Deve essere ancora uno di là, più avanti. José Mandelli, più avanti. José Mandelli. Bogoncelli era quello che c'è il mangime Purina. Adesso Purina? Sì, qua che c'era vicino, che era il mulino, qua, il pastificio Tomasini e ho detto prima. Provera, Pasuello? No, no. I barconi non arrivava già qui nel 30, non arrivavano no, qui? No, assolutamente no. No. Sulla curva qua non no, arrivava? No, perché io avevo già fatto le cascate all'ospedale. Perché la prima, nei tempi, arrivava fin davanti all'ospedale. Sì. Si ricorda che fino al secolo scorso. Dopo è stata fatta la cascata sì. E da quel momento che porta in Drio qua. Dopo che ha costruito la centralina elettrica qua sì. E dopo si fermava qua alla fiera. Alla fiera. Ma Pila Rosada però andava dentro alla pila di riso? Pila, credo di sì che sia un. Ah, là riusciva ad andare.
Comunque Valtri non ve servivi dei barconi. Niente. E l'energia necessaria per mandare avanti gli attrezzi, cosa avevi? Elettrica e fuoco. E chi vi forniva l'energia elettrica? L'anonima elettrica. Ah, ieri no, siccome che so che la fabbrica di birra qua andava avanti con l'energia del Cristo, del canale del Cristo. Là che c'era un mulino. In quel posto là che c'era un mulino. Che quando che ho comperato immacinava i cosiddetti botui dei panoce. E faceva immaginava botui, faceva mangimi mangimi, i botui e basta. Ma l'energia, insomma, Valtri vi dava l'anonima elettrica, insomma. L'anonima elettrica, sì. Non vi affacevi Valtri con la ruota? No. Loro sì, loro... neanche loro. Perché Gesè ha ancora il segno della ruota sotto il canale del Cristo, là. Non è il canale del Cristo questo qua? Questo sì. Ha ancora il segno della ruota sotto, capito? Non c'era mica la ruota, c'era la turbina, insomma. Una griglia che fermava le erbe. E basta? In modo che passava nella ruota l'acqua pulita. Passava dentro una turbina, insomma? Passava una griglia. Sì, sì. Una griglia. Ma l'energia però veniva fornita da una turbina? Non credo mica. Che fare sti grassi per la miralanza che faceva nitroglicerina, cosa facevi ste concia della pelle? La prima fase solo della lavorazione facevi? Sì, la prima lavorazione di conservazione. Sotto sale. Si consumava circa 25 quintali alla settimana. Di sale grezzo? Grezzo, che ne forniva la finanza, si intende. E dopo a chi le davi ste pelli? Conciate alle concerie. Sì, che vendeva le concerie e là e faceva la concia vera e propria. Veramente la concia. Noi altri la concia di conservazione. Quanti operai avevi? Ah, non molto. Prima della guerra parliamo. Prima della guerra, calcola una diecina, 10-12. Era 12. Un laboratorio artigianale? Artigianale, sì. Se che aveva i camion con le succursali. Altri che avevi i camion? A Conegliano, sì. E da Vittorio a roba? A Conegliano, a Vittorio, a Belluno. Se aveva i succursali. Andavi a prendere queste? Con i camioncini si andava a ritirarle. Si faceva le partite e dopo andavo al mercato a Milano a trattare. Da Iura? Da ogni. E a quali concerie? Diverse concerie. Perché anche avevo per esempio un mediatore a Verona, un mediatore a Verona, a Bologna voglio dire. A Milano un certo Gianni Betto, se si trovava al mercato, insomma, al mercoledì. A Milano? A Milano. Dove c'era? In piazza, proprio in piazza. A Biffi, là, sotto la galleria? Fuori dalla galleria, di fronte di là, dall'altra parte, guardando il Duomo. A destra. Ho capito. E con cosa andavi a Milano? Dunque, prendevo il treno delle 9:10, arrivavo, si mangiava delle volte alla buona, così qualche panino eccetera, poi si arrivava verso le 1:30-2. Qualche volta si andava al ristorante, ma costava troppo, capito? Allora, dopo si arrivava, si andava al mercato da sopra. Allora, e era ancora gente all'1:30? Dove? All'1, non era già tardi per esserci gente del pomeriggio, all'1 del pomeriggio. Si arrivava all'1. E non, c'era gente ancora che aspettava, che commerciava? Cominciava. Ah, perché era il pomeriggio allora al mercato? Sì, e poi se io ripartivo alle 6 di sera con gli altri colleghi, amici e... Alle 9 ero di nuovo qui a Treviso. Mercoledì, giorno di mercato. Mercoledì, il pomeriggio. E che ditta comperava in particolare, si ricorda? Oddio, tante diverse. Per esempio ho avuto una mezza discussione con la conceria di Savona. Per pagamento contanti invece volevo andare le cambiali, cominciavano le cambiali che mi facevano spavento.
Ha capito, perché se non pagavano loro, allora si andava con le gambe all'aria. Comunque è sempre andata abbastanza bene sto lavoro. Discretamente, non molto redditizia. Non molto redditizia. E quando Gaio ha chiuso l'attività? Mi ha fatto chiudere il governo per causa che un collega ha fatto una spia che la lavorazione di grassi era in mano a un israelita. Allora, riscontrato questo, mi hanno fatto chiudere di 8, 10, 15 giorni, subito, immediatamente. In che anno? 1942-43. E là, da quel momento, ha cominciato la fuga. Dove sei andato? Dunque, si aveva un conoscente a Roma che ci informava della situazione, della situazione della guerra, e hanno avvertito. Guarda che i tedeschi sono alla frontiera e entreranno in Italia. Io ho anche il nome, ma non voglio far nome. No. Scappa da Treviso perché altrimenti ti prendono. Ecco. E cercavano specialmente i nomi di città. Io ho nome Faro, altro Rimini, l'altro Marcaria, Voghera, eccetera. Nomi così, cercavano specialmente. Ho fatto la prima tappa a Ferrara. Ma che stagione era? Che si ricorda con precisione? Settembre. Dell'83? Nel 43. Era dopo l'8 settembre praticamente? Ho tutto. Fatto... Dove sei foto? Che non ho visto? Che ne godi, album? No, ma... Ero andato sui conventi, sono andato sui conventi. Sui conventi, anche delle suore di clausura mi hanno accettato, perché mi avevano scoperto a Assisi. E allora di notte siamo andati a Roma, con un camion e aiutati da una persona che faceva il doppio gioco, con i tedeschi e contro i tedeschi. Che tanto è vero che dopo... Finita la guerra è stata presa, questa donna si faceva passare per contessa, non faccio il nome, mi ricordo io, anzi okay. Sto scrivendo tutta la mia vita. Bravo, così mi piace, sì, così mi ricordo, poi la biblioteca, la biblioteca comunale, qua di Treviso. Ho fatto una quindicina di pagine. Bravo. Perché a Assisi i tedeschi... Ero assieme a un commendatore di Roma e si passeggiava, i tedeschi ci rincorrevano quel mitra. Siamo scappati dentro nella chiesa di Santa Chiara e dopo nella cosa delle suore di clausura che volevano rifiutarsi di aprire. E allora il prete ha detto: aprite, perché se qui ci fosse il Papa vi farebbe aprire. Tanto è vero. Tutti cattolici, sti preti cattolici vi aiutano. 5.000 in Vaticano. Ebrei. Ah, siamo stati. Non è vero che ora il Papa che Pio XII era con Hitler, con. No, era la polemica. No. So che in Vaticano ne erano moltissimi nascosti. Nascosti. E dopo da Assisi. Siamo scappati appunto di notte a Roma e là con mezzo a una famiglia ho avuto dei documenti falsi che li ho ancora, e tessere eccetera, e richiamo dei tedeschi per visita sotto il nome falso che avevo, e volevano che mi spogliassi siccome io israelita, mi scoprivano subito. E nel 1931 ho avuto un'operazione, un'infezione presa nel lavoro di trasformazione. Qui sono una gamba e mi ha fatto prodotto tanti assessi. Tanto è vero che è venuto
sono stato ricoverato da Grollo, in clinica Grollo. È venuto il professor Giordano di Venezia a visitarmi, è venuto Frugoni da Roma, della Casa Reale, e mi hanno detto qui si deve immediatamente esportare il rene, un rene, io con taglio da E io senza un rene ora? Senza un rene nel 31. Ostia! Allora. E dopo ho detto, sette, questa gamba doveva tagliarmi. Causa un piccola graffiatura. Ma l'infezione è presa qua. Ora sospendiamo la lavorazione, era un po' pericoloso. No. Sempre sotto sale mettevi queste... Sempre sotto sale, esclusivamente, e dopo... Ecco, e dopo una volta finita la guerra, io come continuavo a vivere? Ho ripreso per un po' di anni. Con la conceria? Con la conceria. E dopo sono arrivato a una certa età, vedevo che ci faceva un poco difficile. E allora? Allora ho smesso e mi sono messo in pensione. Da giovane si è messo in pensione? A 53 anni. È un frate, sì, il sortano, ma è un professore.